Allora, mister, è arrivato questo primo 1-0, una bella gara e soprattutto una bella vittoria davanti al De Marzi, che insomma mi sembra abbia risposto positivamente. Sì, sono molto soddisfatto. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra, mi è piaciuta molto la prestazione della squadra, ma non avevo dubbi, avevamo lavorato molto bene in settimana. È chiaro che sapevo benissimo che la mia squadra poteva nella parte terminale di gara soffrire un po' sotto il profilo atletico, però siamo stati bravi nel gestire, nel soffrire, nel non rischiare niente. Se volessi trovare un piccolo punto negativo, queste partite vanno chiuse, perché le 3-4 occasioni da gol che abbiamo creato per chiudere la gara non siamo stati bravi e fortunati per farla, e poi capita in una situazione sporca in mischia dove poteva nascere l'episodio che poteva crearci delle problematiche, dove il nostro portierino Coco ha fatto veramente una bella parata d'istinto. Sì, veramente deciso, insomma, il portiere Coco all'esordio oggi. C'è un po' di rammarico, forse proprio per questa assenza, diciamo, di spinta con l'uomo in più, soprattutto nei primi minuti del secondo tempo, o va bene così secondo te? Volevamo vincere, quindi va bene così. Ripeto, non è che la vittoria ci fa sistemare e mi fa sistemare tutte le cose. La vittoria mi permette e ci permette di lavorare in serenità, ci permette di acquisire autostima, ci permette di ritornare martedì agli allenamenti con grande voglia di migliorarci e di fare bene. Sono molto contento da parte dell'inserimento dei nuovi che ci hanno portato qualità, che ci hanno portato esperienza, che ci hanno portato anche quel pizzico di cattiveria in più che mancava a questa squadra. E ripeto, è una vittoria importante che voglio dedicare al presidente, che voglio dedicare ai tifosi che ci sono stati vicini e che voglio dedicare alla mia famiglia che mi è stata vicina in questo periodo non facile di adattamento, e per me oggi è veramente una bellissima domenica. Ultimissima nota, mister. A livello fisico è sembrata un'altra squadra rispetto alla settimana scorsa. Abbiamo lavorato con lo staff in maniera mirata, abbiamo lavorato sulla qualità. È chiaro che ero convinto e siamo tutti convinti che ogni domenica possiamo inserire quei 5-10 minuti in più, ogni settimana, scusa, possiamo inserire quei 5-10 minuti in più sulle gambe per la domenica. Però la vittoria, l'autostima e la serenità può aumentare di corsa questo tipo di gap. È chiaro che ho una panchina importante e quindi nel momento in cui noi andavamo in deficit ho approfittato di inserire giocatori importanti che ci hanno dato una grande mano. Partita combattuta fino all'ultimo minuto, insomma, ve la siete giocata egregiamente qui al De Marzi. Cosa è mancato secondo te alla tua squadra per pervenire al pari, soprattutto nella ripresa? È mancata un uomo, ci è stato dato un calcio di rigore fuori dall'area. Bisogna rivedere prima del gol dell'Avezzano un intervento su Diop in area di rigore. Sa, gli episodi incidono molto nell'economia della partita, e oggi gli episodi sono stati fissati tutti a favore dell'Avezzano. Dicono che il calcio di rigore era fuori dall'area. Spero che sia stato dentro l'area. Sinceramente, almeno mi sono sbagliato io, ma dicono molte persone che hanno visto bene che era fuori. Per di più, ormai 99 su 100 non si butta più neanche fuori un uomo sull'ultimo fallo in area di rigore. Dicono che c'è una regola che se non è un fallo congruo, non ho capito bene, ma non mi è sembrato un fallaccio del giocatore nostro, non mi è sembrato un calcio al ritardo. Quindi diciamo che l'arbitro si è voluto ergere protagonista dei 25 in campo, abbiamo perso una partita, torniamo a casa con un'ennesima buona prestazione ma 0 punti. Dopo l'1-0 pensavo che soffrissimo molto di più, non abbiamo sofferto praticamente quasi mai. Qualche calcio da lontano, qualche tiro da lontano dell'Avezzano, qualche mischia, ma obiettivamente con 5 under su 10 giocare con una squadra espertissima dell'Avezzano, obiettivamente pensavo di soffrire molto di più. Dobbiamo guardare il nostro cammino, sappiamo che sarà difficile, però io invito i ragazzi a continuare su questa strada. Dalle tue parole si evince insomma che non hai nulla da rimproverare ai tuoi ragazzi, nemmeno nella ripresa, no? No, assolutamente, non posso rimproverare niente. Forse l'unica cosa che devo rimproverare alla mia squadra è un po' di esperienza, il fallo del presunto calcio di rigore dato all'Avezzano è una ripartenza su un calcio d'angolo nostro, dovevamo far fallo a metà campo, quello che i giocatori dell'Avezzano facevano ripetutamente sul 10 nostro, su Albanesi. Noi invece l'abbiamo aspettato, ci siamo portati dentro l'area di rigore e ribadisco, spero che era dentro l'area di rigore perché se no sarebbe clamorosa, e lì ci sarebbe un po' di esperienza. Tu fai fare la metà campo, prendi l'ammunizione e ti rimetti a posto.